A me piacerebbe, l'ho scritto, l'ho detto da tempo, ormai nelle scuole per fortuna si insegna tutto, no? Forse non abbastanza, l'educazione civica non abbastanza, eccetera. Beh, insomma, visto che siamo, se voi guardate le classifiche OCSE, l'ultimo paese nell'area OCSE per educazione finanziaria, e l'87% degli italiani non sapeva cos'era il bail-in, non sa cos'è il bail-in, l'87% degli italiani, a me piacerebbe che nelle scuole si insegnasse educazione finanziaria. Vuol dire che devi andare al liceo classico o ai studi tecnici a spiegare i derivati? No, vuol dire che devi spiegare cos'è un mutuo, qual è la differenza tra un mutuo a tasso fisso e a tasso variabile e come si spendono i propri risparmi. Non so, abbiamo messo tanto nell'offerta educativa delle scuole, costa tanto mettere questo, perché è un cittadino che sa come spendere i propri risparmi. Poi ci sarà sempre bisogno di aiuti esperti, eh? Io di arte non capisco nulla, io non comprerei mai un quadro perché non capisco nulla di arte, mi faccio consigliare da uno di cui mi fido, quindi il problema della fiducia è comunque ineliminabile. Però l'alfabetizzazione, cioè distinguere fra un'azione e un'obbligazione, lo vogliamo insegnare anche a chi non studia economia, insomma, nelle scuole. Quando ero assessore con i sindacati, a testimonianza con i sindacati, ho sempre avuto un rapporto complicato, non è un segreto, ma a volte, insomma, i sindacati hanno iniziato un percorso per fare corsi di educazione finanziaria agli anziani, con lo SPI, insomma, quindi per spiegare gratuitamente agli anziani che cos'è. Quindi io credo molto in quel genere di... La Banca d'Italia ha iniziato a farlo in alcune scuole, ma io, insomma, mi piacerebbe che fosse una cosa obbligatoria. Poi io non mi sogno neanche solo l'ambire ad argomento.